Innanzitutto il messaggio forte, due città diverse, due sindaci diversi che dialogano per costruire un'Italia unita nelle differenze e nelle diversità. Noi crediamo molto nell'autonomia, ma nell'autonomia quella vera, cioè l'autonomia delle città, dei territori e dei popoli. Non riteniamo che la risposta giusta, questa è una riflessione che abbiamo fatto anche insieme, sia quella dell'autonomia differenziata delle regioni. E poi ritengo anche che questa iniziativa nacque dopo la gravissima vicenda che vide coinvolto Coulibaly al San Siro, dove io apprezzai il posto del sindaco di Milano. Questa iniziativa nasce perché riteniamo che Napoli e Milano in questo momento, due città molto diverse, che però rappresentano un motore forte dell'Italia. Milano saldamente ancorata in una proiezione europea, economia, finanza, anche risorse economiche importanti, Napoli cultura, energia umana, energia vitale, partecipazione dal basso. Il segnale forte può essere questo, che il paese si dovrebbe accorgere che il vero motore sta nelle città, in quelle piccole e in quelle grandi. Non è attraverso una struttura verticistica o attraverso la mortificazione delle autonomie locali si può riprendere l'economia reale, lo sviluppo, gli investimenti e il lavoro nel nostro paese. Oggi noi diamo un messaggio forte che ci siamo diversi, siamo due sindaci che veniamo da esperienze completamente diverse, ma in un momento in cui prevale il rancore nel nostro paese noi vogliamo provare a mettere in campo coesione, solidarietà, fratellanza, giustizia sociale, pur nelle diversità che non sono solo geografiche ma sono anche politiche.